Ma visto che il tempo ce n'è e visto che se vi piace possiamo anche farlo e impastare anche un parte di prodotti. Allora, questa è la famosa, la mitica impasto di colombe con le patate. Perché venivano messe le patate? Prima di tutto la patata dà un'ottima masticabilità all'impasto finale. Le vecchie ricette degli impasti del lievito, prego. Le vecchie ricette degli impasti classici erano fatte con le patate. Immaginate il pane con le patate, non è buono? La pizza con le patate, non è buona? Allora, qual è il problema? Il vecchio bombolone... Le graffe. Ma il bombolone all'italiana è fatto con le patate. Il maritozzo, quindi il classico prodotto da cucciarci il latte, è fatto con le patate. Tutti sono fatti con le patate. Poi quando... Ah, che schifo, no? Le dicevo tanti anni fa. Poi dopo, negli anni 80, maledettamente, sono rientrati gli emulsionanti e il mio panettone, ovviamente, della mia famiglia è crollato. Perché, per schifo con le patate, non lo puoi mettere. Però se fatto in questo modo, il nostro colomba o il nostro panettone dura anche 12 mesi senza conservanti. Ok? Questa era la bellezza dell'etichetta pulita. Questo è quello che noi mangiavamo 30 anni fa. E voglio, grazie a voi, riscoprirlo e riportarlo come cultura nelle nostre tavole. Questo lo dovete portare in cultura. Questo voglio vedere scrivere in Facebook. Ok? Grazie. Allora, io vado a impastare. Allora, il mio lievito naturale. Eccolo qua, la patata, che l'abbiamo fatta a purea. Quindi abbiamo lessato le patate. E l'abbiamo lessato in ronde per fare una 7-8 minuti e quindi l'abbiamo poi polverizzate in un cutter. Quindi eccolo qua, è pronto. Io ora vado a mettere una noce di burro in maniera lievito naturale, patate e una noce di burro. Seguitemi prima a me e poi ve lo ridico un'altra volta. Parto. Quindi diventa un'unica impasto tra pochi minuti. Ok? Guardate che le patate lo amalgamate già alla mia maglia glutinica. Se le mie patate non sono perfettamente polverizzate, rischio che il mio impasto alla fine faccia dei lumi, ma anche non succede nulla, attenzione. No? Però può essere pure che qui dove c'è il grumo di patata, questa è tecnologia degli alimenti, c'è il grumo di patata, mi va in esterno quel panettone o quella colomba, parte la muffa, perché la patata rilascia acqua, quindi in quel caso c'è l'acqua libera e lì parte la muffa di quella di color verde. Ok? Addirittura nella colomba c'è quella parte di acqua, va a sciogliere la glassa, quindi tra 15 giorni la glassa viene sciolta tutta quanta, l'umidità è partita e parte la muffa anche lì. E lì in quel caso anche lì muffa verde. Se un'acqua libera, lenta, ho fatto una conservazione sbagliata, perché io sono portatore sano di muffa, le mie mani, parte la muffa bianca. Poi se sono uno sporcaccione, perché ci sta, perché altri mi vanno a fare la cosiddetta conservazione con le teglie arrugginite e cose varie, parte la muffa nera. Ok? Quindi ricordatevi sempre che voi andate a conservare la vostra colomba in un sacchetto di polipropilene. Conoscete tutti? Sì. Bravissime. Cos'è il polipropilene? Petrolio. No, 38-42 mirro, no? Possiamo prendere un sacchetto. Sacchetto di polipropilene 38-42 mirro, che significa? Che respira in esterno, ma non in interno. Eccola qua. Questa qui il congelatore spacca. Non mi usate i sacchetti, quelli da congelatore, perché quelli hanno 5 mirron. Quindi significa che in quel caso avete visto, mettete un prodotto dentro quel sacchetto, dopo un paio di giorni ha tirato tutte le bollicine di acqua ci sono, lì parte la muffa. Va bene per il congelatore, ma non va bene per il prodotto. Questo perché il prodotto respira, sono 38-42 mirron. Ok? L'impasto è pronto, eccolo qua. Vado ad aggiungerci la mia farina,
questo è un pochino più complesso di quello di prima. Vado ad aggiungerci l'acqua, il latte. Il latte in questo caso mi usa da insaporitore, ok? E ricordatevi che potete mettere, volendo, se gradite, del latte in polvere, che non c'è niente di chimico nel latte in polvere, è un brevetto mondiale. Il latte in polvere viene fatto in una centrifuga, in una sorta di centrifuga con all'esterno la parete a 60 gradi sotto zero, l'acqua va in espulsione e all'interno rimane la polvere. Cioè stesse dosi, quindi? Assolutamente, però c'è più concentrato, c'è più profumo. Vado a metterci il 50% di tuorlo d'uovo. Tutto insieme? 50% di tuorlo d'uovo e vado a impastare. Vado a formare la maglia lumica. Acqua, latte, farina, 50% di tuorlo d'uovo e in questo caso vado a formare la maglia lumica. Una volta formata la maglia lumica, che ci vado a mettere? Zucchero. Bravissimo. Essendo che è molto lo zucchero, ok? Lo vorrei mettere anche in due volte. Questo 120? No, lo vado a mettere anche in due volte. Vedete? Sta formando, la vedete perfetto? Sta formando la maglia lumica. Se io avessi messo, perché ricordate, un vecchio impasto di una volta si faceva acqua e zucchero, si mischiava tutto quanto, l'impastatrice girava 30-40 minuti, ora che facesse la maglia lumica, ciò non andava bene, forse a quei tempi potrebbe essere andata anche bene, in quel caso, no? Però rischiavi sempre che tecnologicamente il prodotto non veniva, delle volte veniva alto, delle volte veniva basso, ecco qua il subentro della chimica, perché ricordatevi che i famosi miglioratori che si mettono nel mondo della panificazione non è altro che l'abbiamo voluti noi, perché noi ci piace vedere prima mangiare con gli occhi, ah bello, e poi mangiare con la bocca, quindi il miglioratore non è altro che farina funzionante, ok? Vado a mettere un 50% di zucchero, quindi formo la maglia luminica. Posso chiedere una cosa? Posso chiedere? Prego. Nella busta della conservazione va spruzzato l'alcol? Sì. Dopo che si è lasciato asciugare, si può chiudere perché l'alcol evapora e rimane. Allora, l'alcol in quel caso usate l'alcol buon gusto, perché quello che è comprato al supermercato, il buon gusto, costa il 36% in meno dell'alcol puro. Perché in Italia noi siamo fenomeni su questo. Fatto la legge, noi giochiamo sempre l'inganno. Quindi quello viene venduto come aroma, e quindi non paghiamo il 36% di accisa. E quindi l'alcol buon gusto perché ci si mette un grammo di vanillina e quindi è aroma. Mentre se io prendo l'alcol puro, quello per farci i liquori piuttosto che il limoncello, quello mi costa il 36% in più. Però è meglio quello, no? Com'è? È meglio quello, no, è uguale. Soltanto la legge mi prevede, se io metto l'1% di aroma, non è più alcol ma è un aromatizzante. È aroma, e quindi non lo vendo più come alcol ma lo vendo come aroma. Gusto. Perché l'alcol eventualmente poi nell'industria delle volte viene diluito nell'alcol puro il sorbato di potassio, vado a metterci, scusa, al 50% di zucchero. Dimmi. Grazie, grazie. Dopo mezz'ora di legno, qual è il di legno? Sì. Allora, dipende dalla qualità dei prodotti, no? Maggiormente perché dovete sapere che a livello industriale il più grande produttore al mondo di panettoni, che era, l'abbiamo detto l'altra volta, Bauducco, che è un brasiliano, il più grande produttore mondiale di panettoni, Bauducco, un italo brasiliano, sì.
In Italia è il più grande produttore di panettoni e bavoli, 26 milioni di panettoni. Okay. Allora, bavoli ha un sistema di raffreddamento che con 6 secondi raffredda il prodotto e va subito in atmosfera modificata. Quindi in atmosfera modificata, quindi è come se stasse sulla luna. Tu lo apri, fa temperatura ambiente, il prodotto diventa soffocato, legnoso. Tu lo dovresti mangiare subito, in quel caso si suggerisce di scaldarlo leggermente per far sì che i grassi si sciolgono, diventano fragranti e lì senti il sapore del burro. Sì, bavoli o bavoloni, bavoli naturali. Non mettiamoci in testa che non lo fanno, lo fanno. Perché loro hanno la tecnica come la nostra, soltanto che se un lievito non è pronto, non è che questo, ok, ci fanno l'impasto, hanno il pH, quando arrivano le uova o arriva la farina, esce fuori il tecnologo, aspetta un attimo, fa l'analisi, ok, scarica, non scarica, si porta via tutto perché è molto scordinato questo tipo di farina, questa è la qualità loro, che noi non abbiamo, o il pasticcere non ha. Perché adesso riva di moda il panettone artigianale? Ma che sia buono, perché ovviamente noi puntiamo molto all'idea da dire spendo 30 euro ma mi devi far godere, non è devo comprare 10 panettoni come una volta, vi ricordate, no? Una volta si portava il panettone per regalo al dottore, al commercialista, all'avvocato, adesso gli porti al massimo le cartelle di Equitalia, no? Quella è un'altra cosa, ok? Ma adesso se gli porti un panettone bavolo, dice, quello dice a me mi porti un panettone a 2 euro, che regalo è? Adesso gli porti un panettone di pasticceria. Ma ci sono stati anche i pasticceri che compravano i panettoni da Lipercop, li levavano la scatola e ci mettevano il cesso. Poi quello lì non si era accorto che addirittura va un buono di uovo l'altro 50%. E ovviamente alcuni italiani hanno portato anche il panettone industriale. Pensavano che poi ci avessi l'orecchino sul naso. Sì. Vero che va di moda adesso nel mezzo, però no. Chi ha vinto secondo voi? Lo svizzero. Svizzero? È normale. Perché anche lì ci siamo fatti fregare perché pensiamo di essere più furbi. L'altro 50% ragazzi, sì. Mi piace. 50% dopo lo svizzero. Senza dubbio. Perché comunque basta poco ragazzi. Non è. Sa che cosa ci dobbiamo inventare, perché qui c'è sempre il difetto di dire panettone italiano, perché io personalmente ho tirato fuori il panettone made in Sicily, perché ho tirato fuori questo panettone, perché ho detto tranquillamente con una mia intervista su Repubblica, ho detto il panettone italiano non esiste, perché il 90% degli ingredienti sono tutti esteri, che c'è di italiano? Niente, che c'è di italiano? Niente, nemmeno l'arancia. La farina? L'uvetta? No. Nemmeno. Perché ricordatevi che l'uva sultanina, Dio, vi ho detto il programma del cronaco, l'uva sultanina, l'uva che si fa per farla diventare sultanina in Italia, viene mangiata prima che si possa seccare e viene fatta specificatamente, viene fatta in Puglia e nasce senza semi, quindi non è vinificabile, viene mandata in Toscana per farci la famosa schiacciata con l'uva. C'era una richiesta talmente alta che si consuma tutta quanta. Poi non è giallo. Allora perché viene fatto verde? C'è colorano. E l'aroma cedro? L'aroma cedro non esiste. È stato inventato in laboratorio. Ok, vado a metterci un 35%, 33% di burro. Che velocità! Normale, la mettiamo. Noi siamo pazzi per queste cose. Sì, questo fa tutto. Quindi la roba cedro ragazzi, non esiste. Allora ricominciamo a metterci dentro l'arancio, il limone, il bergamotto. Vediamo un frutto straordinario calabrese che addirittura ci passano sopra con il russo perché non sanno che farci. Si usa solo nel mondo della profumeria. Perché non si può rimangiare? Invece no, compriamo il cielo dal Libano, dall'Iraq, dall'Iran. È come il pistacchio. Ma non consumatori, perdonatemi se le interrompo. Cosa possiamo fare per il
avere il coraggio di dirlo, perché la mia trasmissione si chiamerà Mangiar Sano e Favorito. Che vorrei fare la sua Alice TV, però adesso sono in trattativa, ve lo dico anche con chi vorrei al time. Ah, il burro poi tutto. No, in realtà è anche digitale. Quindi prima il 35 e poi tutto il resto. Allora, vado a impastare il tutto e poi abbiamo finito. Quindi, perché? Perché provo che queste cose vi vengono a dire. È ovvio, non avete dato coraggio per farlo. Però ricordatevi che personalmente ho rinunciato a una sponsorizzazione molto importante di un'azienda che vende carni, proprio perché a dire... È vero che qualche mio collega vende adesso le patatine e qualcun altro vende il panino di McDonald's. O qualcun altro sta andando di bella cucina e poi mette la faccia per la sfoglia. Quindi ho rinunciato proprio per questo, altrimenti potevo tranquillamente dire sì, ok, va bene, i 100.000 euro, ma 100.000 euro finiscono. E dopo voi mi incontrate in giro e dice, ma che ci raccontate fino adesso? Non sale. Ok. Però come si dice, tutti quanti dobbiamo crederci, ma ragazzi, io vi sto raccontando metodi scientifici, non vi sto raccontando che stanotte non sapevo che fare, mi sono inventato una storietta. Ok? L'impasto è pronto, appena è pronto ragazze, poi partite voi. Quindi venite qua ora, venite a sentire la maglia luminica e poi lo mettiamo a riposare all'interno della camera di lievitazione per tutta la notte. Quindi domani mattina alle 8.15 qui, alle 8.30 pronti via, partiamo. 25-26 grado. Calcolate che ragazzi, un grado, sono due ore, sento che noi sono le ore 5.20, se volete stare qui domattina alle 5.30 non è un problema. No? E tu? Alle 4? Siamo a saggio, perfetto. Quindi 25 gradi domattina alle 8 mi sa che ancora la tiriamo fuori. Tutto per come? Ci vediamo davanti. Pellegrinato. Ok. Il passo è perfetto, stupendo. Però con questo. Ora ci fermiamo la maglia ludinica. Possibilmente non mettere nessuna parte. Una battuta tutto casuale. Adesso noterete che l'impasto rimane un pochino appiccicoso, però sappiate che l'aria è la prima ingredientistica, quindi questo fa 5 minuti, fa l'effetto, si chiama effetto indice Amberg, okay, che è all'interno delle farine, ed è un prodotto straordinario, quindi fra 5 minuti il prodotto è lavorabile. Quindi deve stare così? Ma sì. Ci minuti o altrimenti sapete questa capacità qua di tirarlo. Ovviamente l'impasto con le patate rimane leggermente più appiccicoso anche domani mattina, ma noterete che è stato ben lavorabile. Guardate. Ora lo prendiamo. Maglia domenica. Sembra un barro di grande, però non ti vedi. Prego, prego ragazzi, fate pure voi. Prego. Questo l'anidride di carbonio che migliora il lievito e sorriso fare la fruttività, la cottura allungata. No,
No. Allora, farina. Sale. E facciamo incorporare intanto la farina con il sale. Prendiamo nel frattempo la pasta aromatizzante e il burro di cacao, ecco la pasta aromatizzante di ieri, deve essere sempre tenuta morbida, quindi se la tenete in frigorifero o la scaldate col microonde la tirate fuori il giorno prima per il giorno dopo. Vedete, facciamo incorporare bene la farina. Allora, ho messo il primo impasto, la farina e il sale. Eccolo qua, sta incorporando. Sale e sale. E basta. Tanto ce ne va talmente poco, saranno a grammi, 10 grammi. Un cosa, sale, non sia uno o due, mi sembra, ci sono da 5. Ok, ho catturato già la farina, vado a metterci il mio burro di cacao, in questo caso il micronizzato. Sono provato il micronizzato, invece di stare lì come tanti di voi, qualcuno dice in internet, lo stiamo a grattugiare. Si scioglie a 40 gradi in microonde, si fa raffreddare e fino a 26, 25, 26 gradi il prodotto rimane bello. Sciogliere a 40 gradi. Vedete che non chiede di plastica, non si è sciolto, quindi tutta roba sana. Anche stamattina il modello sono rimasto molto soddisfatto, la colazione, ha mangiato il cornetto con gli aromi chimici. Lo spettacolo. Favoloso. Attenzione allo stomaco. Lo spettacolo veramente. Prendiamo nel frattempo, quindi abbiamo messo il secco. Ora mettiamo il liquido, ok? Aspettiamo un attimo che tiri fuori la maglia lutinica. L'uvetta non va mollata, no? Sì. Ma è stata mollata. Giustamente l'uvetta non va mollata, certo, no? Va lavata ogni volta. Perché va lavata l'uva sultanina? Perché è sporchissima. Qui c'è l'uva sultanina, ve lo ricordate? Sorbato di potassio, olio di castellina e anidride solforosa. Quindi è tutta roba salutare. Sonzeria pura. Ma li usano come conservanti? Se il sorbato di potassio è conservante, l'olio di vaselina lo mettono per non farlo attaccare e l'anidride solforosa per far sì che non viene essiccata al sole come pensiamo che venga, la mettono l'anidride solforosa e praticamente se la resiste subito e nel giro di poche ore è pronta. Una tristezza. Non si vive. Più ancora viene essiccata al sole. Maestro, io me la faccio da sola. Perfetto.
coperta con tutti i tulli, l'appendo. No, ce la vedi pure? No, me la preparo per te. Io chiedo, No. Ah, ma lì con la base, avendo si faceva un piccolo messo dove dei poi tutti. Vado a metterci un 75% di fratuorlo e visto l'uovo. Perché l'altro 25% lo vado a sfruttare in un secondo tempo quando devo metterci dopo lo zucchero. Così scioglie perfettamente lo zucchero. Okay? Questo lo dovete fare allo stesso identico modo nella vostra planetaria. Che è questa? Ce lo dalle, ce ne presta. Ma abbiamo capito. Sì. Ci eravamo accorti che si stava lavorando troppo e non aveva ancora fiutato. All'inizio non pescava, non riusciva a pescare, non devi dare ragazze che l'impastatrice visto che questa qui con massimo, perché soprattutto a livello ingegneristico è stata costruita male. Ah sì? Ha dei difetti di qualche centimetro di questo braccio qua. Non impasta bene, ma parte di meno. No, dalla parte però se vuole fare parecchio l'impasto, minimo deve essere 4-5 kg, altrimenti non pesca proprio. Ci spostiamo di qua. Venite ragazzi, venite. Ci riuscirà a vedere? La ripresa è eccezionale. Mi raccomando quel video. Sì, sì. Ora andiamo a mettere i ragazzi lo zucchero. Sì,
qua, tutto quanto. Ecco qua che si sta riammollando l'impasto, lo vedete? Proprio, ok? Quindi aspettiamo qualche secondo per far sì che riprenda la maglia lutinica. Ci prendiamo, ci prepariamo l'altro 25% di uovo. Ovviamente anche il burro per dopo deve essere affumato, come sempre, non sbagliate mai. E ci prepariamo qui tutto. Tanto loro si possono avvicinare tutti quanti di elettristica, le colombe loro. Guarda che noi abbiamo... Mettiamo quindi le altre uova rimaste. Inizio a mettere l'altro burro, quindi un 50% subito. È già pronto, ha già tirato l'impasto. L'altro 50% lo mettiamo ora. Come abbiamo detto, apriamo un attimino l'impasto, eccolo qua, si sta aprendo l'impasto, ok? Quindi ora mettiamo i famosi proiettili, quindi uva sultanina, candito, arancio in questo caso. Questa parte la dobbiamo fare ad alta velocità, prima il bando. Quando spariamo il proiettile. Ah sì, perché quella è la parte più difficile. Ok ragazzi, l'impasto è pronto, lo andiamo a controllare insieme. Perché la macchina è strepitosa. Ma queste sono bestie. Ma io sta la differenza, là dentro non mi ricordava mai quella che hanno messa qua. Vedere l'impasto è perfetto, ok? Lo facciamo un attimino spirlare. E ovviamente, come abbiamo fatto ieri sera, delle focacce le facciamo un attimino puntare, circa 30 minuti in camera di azione, ok? Fantastico, sembra un paro di mutande. È fantastico, è bellissimo.
Oh, ma ste macchine lavorano una favola? Queste lavorano. Sì, c'è paragone, ragazzi. Ok, ragazzi, mettiamo in camera di azione. Ora facciamo il programma di lavoro. Chi ha pronto ora? Allora, ragazzi, allora, per fare una colomba perfetta nello stampo da 500 grammi, ci va circa 480 grammi di impasto colomba. Se vi ricordate, il panettone ci va il 10% in più, nei prodotti glassati il 10% in meno, quindi 450-480, perché dopo si presume che vada a metterci la glassa, la granella, zuccheri e cose varie, altrimenti il prodotto sborda, sporca lo stampo e non è che sia il massimo la divisione, perché delle volte vedo spesso le vostre foto dove cui vedi questa colomba, come si dice, sbordata, per non dire altro. Ok, il passo è pronto, vado a pesare. Nel mio libro ci sono descritte, quindi si va in questo caso a spezzare, si va a spezzare, si fanno le ali, si fa il corpo centrale, ok? Sono altre soluzioni, a livello industriale si fa corpo unico, prodotto in questo modo, okay. Poi alcune scuole di pensiero penso di farla in questo altro modo. Un pezzo unico, centrale, due pezzi laterali. Qual è la differenza? Che quando vuoi, esatto, che si apre, questa rimane bella panciuta, nel senso che ha il petto in fuori, ok? Il verso dello stampo ovviamente è questo, le ali in questo modo, perché di solito a livello paesaggistico la colomba ha le ali così, insomma. Okay.
Bene, ora andiamo a fare l'altro lupo, va a fare le sue colombe. E se mettiamo a lievitare. Tutto chiaro? No. No. Bene, chi c'è? No, lo stesso, si allarga. Chi è Ferdinando? Di nocciola. Quale aspetta una room replay? Allora, benvenuti. No, ah no, quello è un po' troppo indietro. 500 grammi di farina di nocciola, 500 grammi di farina di mandorla, 1300 grammi di zucchero semolato. Vabbè, 50 grammi di olio di semi o burro. 50? Sì. Olio o burro? Sì. 100 grammi di farina di mais, bramata o fioretto. 100. Aromi. Chimici. Vaniglia. Vanillina e gocce di arancio, quelle che si compra un pane degli angeli al supermercato. Mi raccomando, mix, mix il nostro aroma, quello solito che usiamo per far tutto, no? Poi andiamo a metterci albume, questa ricetta assorbe circa 800 grammi di albume. Questa ricetta posso anche prepararmela il giorno prima per il giorno dopo, ma la cosa più importante è che se una volta fatta mi avanza, la posso tenere nel frigorifero anche per un mese e posso usarla anche per fare, come dopo andremo a fare, i cornetti. Ok? Chiaro? Maestro, mi scusi, l'albume in frigo, quanto tempo consiglia di tenerlo? E fino a che non sta la scadenza. Ah no, lei non prende quello pastorizzato. L'albume in frigo massimo dura... Allora, i vecchi pasticceri ci facevano le meringhe, no? Pure io. Di quelli lì, che quando andavi su quelle pasticcerie, stavano questi setti d'albume che facevano la bava, cioè come le lumache, no? Sembrava un letamaglio. No, vabbè, io faccio, a parte la meringa italiana la metto al congelatore, perché tanto magari si può servire. Ah, la meringa all'italiana, no? Sì. Metto al congelatore che non congela, no? Però volevo essere un po' più certa, quantomeno sulla conservazione in frigo. Beh, però la meringa all'italiana la cotta, la pastorizzata, quindi vabbè. Ok, prima però, che poi salcata. Una settimana. Il mix all'arancia, però le pianta chiave. Mix all'arancia. Allora, per fare l'aroma che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto 300 grammi di miele, 1000 fiori, 500 grammi di miele? Quanto? 300. No, perché due, vabbè, scusate. Allora. 500 appunto, detto lui. Ok, 300 grammi di miele. 300 grammi di arancio candito. 5 bacche di vaniglia, aperte, stellate e anche la buccia della vaniglia. Tutto. Tutto. Si butta via niente. Come, è come il maiale. Vado a metterci burro, 5 pacche di vaniglia. Vado in ebollizione, vado a metterci 50 grammi di acqua. Ebollizione.
spengo il bollore, vado a metterci della buccia di limone, 50 grammi, spengo il bollore una volta che ha bollito, vado a metterci, quando ha spento il bollore, la buccia di un limone e il succo di un limone. Perché che cosa mi farebbe quello? Basico. Conservato. Quindi metto poi arancia, miele, vaniglia, dentro la glassa, no? Pasta di nocciole. Quella è pasta di nocciole. E l'aroma che ho messo, le farine, l'olio. E questa è la farina di mais. Proprio. Non è neanche tanto, eh? Dopo il bollore dell'acqua bisogna aggiungere il limone, poi quest'acqua dove si mette? Dentro tutto insieme del pasto? No, un pasto, a 180 gradi e di abbassare poi il forno a 150-160 gradi. Panettone, pandoro ancora a 10 gradi meno del panettone va cotto, colomba, perché altrimenti vado a carbonizzare lo zucchero che noi andiamo a mettere sopra, giusto? Detto ciò, fatto questo tipo di stratagemma, ogni prodotto ha una sua storia di cottura. Allora, se io voglio cuocere un panettone da 500 grammi, si presume che sia una cottura di 30-35 minuti. Ma ovviamente, come abbiamo detto ieri, l'investimento migliore è un piccolo termometro a sonda. Se avete la possibilità anche di un pirometro a sonda, che in maniera tale come io metto il termometro dentro e chiudo il forno e me ne vado, non fatelo con quello della plastica perché sennò si scioglie tutto. Quindi 94 gradi al cuore non sbagliate mai.
Detto ciò, il prodotto da 750 grammi ci vogliono dai 45 ai 50 minuti. Il prodotto da 1000 grammi, come il panettone, ci vuole circa 60 minuti. Un pandoro ci vuole circa 70, dai 70 ai 90 minuti. Dipende poi la cottura secondo i vostri forni, ma anche lì non sbagliate mai. Dipende sempre dal forno, ma per essere sicuri, un termometro a sonda e non sbagliate mai. Ok? Detto questo, adesso tutti parliamo di termometro a sonda, tutti parliamo di temperatura all'interno del cuore, però posso vantarmi nel 2009 sono stato il primo a scriverlo sul libro. Con Calmingoi tutti quanti si diceva lo stecchino, con lo stecchino vedi se è umido, perché zio mi ha raccontato che basta che è umido sulla punta, sulla mezzo, non è cotto, nonna mi diceva che bisognava guardare la luna che passava, basta. Sì, se la tecnologia usiamo. Ok? Detto questo, le cotture sono queste, quindi sempre molto delicato. Un cornetto, una brioche, quella che andremo a fare, 160-170 gradi, in resto 200 gradi e abbassiamo il forno, perché si presume che quando voi aprite lo sportello del forno, non avendo un forno professionale, vi si abbassa di 30-40 gradi e quindi il prodotto è un disastro. Ok? Sempre 100 di sotto, però,